Questa è la storia di una donna fortemente provata dalla durezza della vita in un'epoca drammaticamente protesa sull'abisso della guerra. Superstizione e disperazione fanno da sfondo alla triste vicenda ambientata nella provincia italiana, dove una madre di famiglia diventa feroce serial killer. In quell'anno muore Papa Pio XI, mentre Mussolini firma il patto di alleanza militare con Hitler poco prima dell'invasione della Polonia. È il 1939. Siamo nella provincia emiliana, nella città natale di Antonio Allegri, pittore rinascimentale, nonché del cantautore Luciano Ligabue. Correggio. Era il tempo in cui tutti canticchiavano i successi del trio Lescano. Ed ecco i corpi del reato. Un martello, un seghetto, un coltello da cucina, una scure e una mannaia. Ma l'oggetto più impressionante e simbolico è questo, un sapone. Così finivano le sue vittime. La colpevole, Leonarda Cianciulli, detta la saponificatrice di Correggio. Nata nel 1893 in seguito ad uno stupro, odiata dalla madre, tentò ripetutamente il suicidio. Si sposò e partorì 17 volte, ma solo 4 figli sopravvissero. Di questi, il più grande, Giuseppe, fu chiamato alla leva mentre l'ingresso dell'Italia in guerra era ormai scontato. Un dramma per Leonarda, che si affidò alla più cupa superstizione, concependo un folle piano: fare sacrifici umani in cambio della vita del figlio. Le vittime furono scelte tra le anziane zitelle, amiche dell'assassina. Cadute sotto i colpi della scura e della mannaia, le tre vittime furono fatte a pezzi e trasformate in sapone e pasticcini croccanti, in seguito offerti come spuntino a parenti e amici. Leonarda fu condannata a 30 anni di carcere e a 3 anni di manicomio giudiziario. Morì nel manicomio giudiziario per donne di Pozzuoli il 15 ottobre 1970, stroncata da apoplessia cerebrale. La sua triste storia è depositata in Confessioni di un'anima amareggiata, un volume di ben 700 pagine la cui autenticità non è mai stata provata. Parve strano, infatti, che una donna con la terza elementare fosse in grado di consegnare alla scrittura la sua biografia. Più probabilmente fu opera dei suoi avvocati per influenzare la giuria in tribunale.